Siamo qui con Sebastiano Somma, Rutigliano, Piazza Colamussi, Il Vecchio e il Mare, stasera. Come nasce questo spettacolo? Intanto questo spettacolo nasce un anno e mezzo fa, siamo detto del Tronto, perché mi è stato chiesto in un'occasione particolare, perché c'era una ricorrenza, per cui con Lucilio Santoni, che ha adattato il romanzo, l'ha ridotto, facemmo questo debutto a San Benedetto. Però era stato poi depositato in cantina il copione, nel senso che l'avevo messo da una parte. Durante il periodo di lockdown ho deciso che forse era il caso di riprendere contatto con questa storia, che segna appunto una rinascita dopo una grande sconfitta. Il romanzo di Hemingway è bellissimo, è profondo, ha 2000 punti di riferimento per noi tutti: il valore dell'amicizia, l'orgoglio, la forza, la voglia di combattere la sconfitta, appunto, ma anche la rinascita attraverso la sconfitta. E per poi passare anche nel rapporto importante che c'è tra l'uomo e la natura, in questo caso tra l'uomo e il mare, e l'uomo è questo pesce che tra l'altro è ben visibile dopo, se hai piacere di vederlo, perché è un'opera importante di Angelo Accardi, è un'installazione importante, e quindi questa lotta con grande dignità tra il vecchio Santiago e questo Marlin di cui lui diventa amico. Quindi è pieno di riferimenti. Allora, la voglia di riprendere questo testo, perché segna a tutti questi valori, tutti questi riferimenti, in più poi uno spettacolo che ci consente anche di girare con pochi elementi, perché vista la situazione dove non si possono fare grandi cose, non si può stare in tanti sul palcoscenico, quindi alla fine siamo io, una giovane attrice che fa il ruolo di un maschietto, che poi tra l'altro è mia figlia che si è prestata con questa operazione, e il violinista Riccardo Bonaccini, che è un mio caro amico, che mi accompagna in diverse situazioni, che soprattutto accompagna grandi autori musicali come Uto Ughi e Ennio Morricone. Per tanti anni ha accompagnato Ennio Morricone. Insomma, questa è la storia un po' del Vecchio e il Mare. E poi perché comunque è il romanzo della mia gioventù. È chiaro che tutto parte dal fatto che Il Vecchio e il Mare è il romanzo della mia gioventù. Quindi ho curato un po' una piccola regia, ho creato delle piccole suggestioni, la parola la fa da padrone in maniera importante. Penso che lo spettacolo desti non solo emozione, ma anche scuota un po' anche la nostra apatia di questo periodo, il nostro grigiore anche di questo periodo, quindi credo che sia utile anche raccontarlo. Quindi Il Vecchio e il Mare come metafora del nostro tempo, sì, nell'immediato post pandemia. Sì, esattamente. E come te lo immagini il teatro che verrà? Quando, in autunno, no? La stagione autunnale di solito segna l'inizio della stagione teatrale. Guardi, io so che i circuiti teatrali stanno cercando di recuperare il vecchio, tutte le cose che non sono state viste dagli abbonati, alle persone che comunque amano il teatro. Il mio segnale personale, la mia sensazione personale è che la gente abbia voglia, innanzitutto, di teatro, di arte, di bellezza, di musica, di evasione, di emozioni, però poi dipenderà da come sarà la nostra condotta, se saremo bravi a non creare presupposti per un blocco, per un ritorno a una situazione difficile. Sarà lenta, a mio avviso, però comunque io ho sperimentato che anche in un teatro al chiuso, perché il percorso del Vecchio e il Mare è ripartito il 15 giugno con una data unica in un teatro di Roma, che è il teatro di Tor Bella Monaca. Ho offerto lo spettacolo a un quartiere anche abbastanza complesso di Roma e la gente è venuta tanta, quelli che potevano entrare. Quindi per me quello è stato il segnale che la gente ha voglia di emozionarsi di nuovo con la parola. Quindi non dipende più da noi, dipende sì dai testi, insomma, devono esserci sempre delle proposte che a volte possono far pensare, a volte possono far divertire, emozionare e quant'altro. Poi la buona volontà delle amministrazioni comunali, qui a Rutigliano hanno scelto di fare una rassegna teatrale, quindi un plauso all'amministrazione comunale che vuole sostenere la cultura e il teatro. Gli amici del Teatro Pubblico Pugliese, noi stiamo in Puglia o siamo a livello nazionale con il vostro Puglia? Web, ok, quindi insomma un plauso agli amici del Teatro Pubblico Pugliese che spingono perché il teatro si faccia dal vivo e non in televisione. Per cui le condizioni ci sono tutti, dobbiamo stare attenti, fare in modo che comunque
ci sia un'apertura non soltanto per il nostro mestiere, ma per l'Italia tutta, no? Ma speriamo bene. Un'ultima domanda, visto che c'è tua figlia sul palco con te, che cosa le hai detto? Cosa le hai consigliato? Io sono un padre tosto in quel senso, eh? Quando sto per andare in scena, sai che mia figlia ha quasi 15 anni, piccola, è stata una, come dire, lei si diverte ogni tanto, ha questa passione, però le ho dato questa occasione perché è un testo importante, mi faceva piacere darle un'occasione. Via i telefoni, per cui sono molto rigido in questo senso, le ho detto che comunque lo sa che il teatro e soprattutto rispetto verso se stessi, verso l'autore e verso il pubblico, solo questo, ma lei lo sa perché ci è cresciuta un po' dentro, per cui devo dire che si pone in maniera molto passionale, lo fa a mio avviso anche abbastanza bene.